dopo aver incontrato il presidente Mattarella al Quirinale, Draghi ha visto a Palazzo Giustiniani la presidente del Senato Elisabetta Casellati e a Montecitorio il presidente della Camera Picco. I presidenti sono attesi al Quirinale nel pomeriggio. Arrestato 49enne albanese residente a Galatina per il presunto reato di istigazione a delinquere e apologia aggravati dalla finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici. A Gioia del Colle, nell'aeroporto militare, cerimonia di rinnovo del drappo della bandiera di guerra del 36esimo stormo caccia e avvicendamento al comando. Buongiorno, bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione, Antenna Sud News, questo nostro TG dedicato all'intera regione Puglia. Lo avete ascoltato dai nostri titoli, alle 9.30 di questa mattina il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il governo resta in carica per il disbrigo degli affari generali, il ritorno alle urne potrebbe essere il 18 settembre. Il punto nel servizio del collega Francesco Manigrasso. Il Senato approva. Quei 95 voti favorevoli, il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura, non è bastato a fermare le dimissioni di Mario Draghi. A chiudere definitivamente non è stato solo il Movimento 5 Stelle, che rimanda al Premier la responsabilità. Non ha partecipato al voto anche Lega e Forza Italia, che oggi perde un altro esponente di peso. Dopo Maria Stella Gelmini, anche Renato Brunetta abbandona la Casa Azzurra. Centrodestra, che aveva chiesto in un primo momento una nuova maggioranza senza i pentastelli. E noi siamo diventati il bersaglio di un attacco politico che secondo me nulla a che vedere con quelle che sono le urgenze del Paese. Siamo stati in pratica messi alla porta, non c'erano le condizioni perché noi potessimo proseguire come avevamo auspicato. Con leale collaborazione. Le conseguenze di non avere Draghi Premier le sentiremo a livello internazionale per Matteo Renzi, che parla anche di suicidio politico. Una visione in linea con PD, Italia per il futuro, Leo e Autonomie, che avevano votato a favore. Quando uno mette davanti solo il suo interesse personale, solo il suo interesse di piccolo o grande partito che sia, è evidente che siamo di fronte a un omicidio politico di una personalità che invece aveva la possibilità di dare veramente una mano al nostro Paese. 5 Stelle che ha sbagliato completamente il metodo per sollevare questioni anche giuste, ma con un metodo completamente sbagliato, e poi la Lega che ci è saltata sopra subito portandosi dietro Forza Italia, e questo a discapito del Paese. Quindi io penso che una prova peggiore non la potevano dare. Credo anche che ne risponderanno di fronte al Paese. Per ora a gioire Fratelli d'Italia, che da tempo aveva chiesto che la parola passi nelle mani degli italiani. Il Consiglio dei Ministri era un verminaio di veti incrociati e di odi incrociati che non corrispondevano alle esigenze dell'Italia. Siamo convinti che la campagna elettorale consegnerà agli italiani la possibilità di scegliere il loro futuro, scegliere il Presidente del Consiglio, scegliere la coalizione che deve governare l'Italia. Quello che abbiamo appena visto dunque era lo scambio di accuse tra i partiti a poche ore dalle dimissioni di Draghi. C'è chi parla, lo abbiamo ascoltato, di suicidio politico e chi gioisce per l'imminente chiamata alle urne. Vediamo ora il servizio che ricostruisce quella che è stata la mattinata odierna. Il servizio di Francesco Manigrasso. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma... grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Quelle parole, le ultime del Presidente del Consiglio, sono risuonate nell'emiciclo. Così il Premier Mario Draghi in aula, alla Camera, dove è stato accolto da un lunghissimo applauso e dalla standing ovation dei membri del suo governo e di gran parte dei deputati presenti nell'emiciclo. Poco dopo ha lasciato Montecitorio ed è partito alla volta del Quirinale per assegnare le sue dimissioni. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Mattarella ha convocato i presidenti delle Camere al Quirinale invocando l'articolo 88 della Costituzione sullo scioglimento del Parlamento. Colloquio con Casellati alle 16.30 e con Fico alle 17. Il 18 settembre, la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore dopo gli incontri del Capo dello Stato con i presidenti delle Camere, Fico e Casellati. E sulla caduta del governo Draghi si sono espressi anche il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio De Caro ed il governatore della regione Puglia Michele Emiliano. Ascoltiamo. Perché la politica, l'avrete capito, è una grande palude nella quale servono dei Rambo che si acquattano per non farsi vedere dai coccodrilli. Questa è la politica in Italia. È caduto ufficialmente il governo Draghi. Rassegnate le dimissioni dal premier a Roma, resta per il momento l'incertezza sul futuro. Coinvolti inevitabilmente sindaci e regioni che dovranno far fronte a diverse problematiche, dai fondi PNRR sino ad energia e gas. Non si sono sottratti all'argomento Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente ANCI, ed il governatore regionale Michele Emiliano. Ieri purtroppo l'hanno fatta gigantesca tutti quanti. Tutti quanti hanno fatto un pasticcio enorme e hanno messo nelle condizioni il governo della Repubblica e ovviamente anche il presidente Draghi di doversi dimettere. In un momento in cui, lo dico da presidente della regione, ci sono troppe partite, c'erano troppe partite aperte per poter interrompere l'attività di governo. Quindi, nella sostanza, avrete capito tutti, come l'hanno capito gli italiani, da destra a sinistra, tutti hanno fatto un atto da campagna elettorale ieri. Rispettiamo le scelte che hanno fatto le forze politiche come sindaci, rispettiamo le scelte che hanno fatto i gruppi parlamentari, ci rimettiamo alle decisioni del presidente Mattarella. Se si dovesse andare a votare a breve, come sembra, speriamo che ci sia un governo stabile, indipendentemente dal colore politico del governo, che possa interloquire con i sindaci, con i comuni, che devono dare attuazione a quelle risorse attraverso anche ulteriori semplificazioni delle fasi autorizzative, altrimenti non riusciremo a rispettare quell'impegno di spendere le risorse entro il 2026. Cambiamo ora argomento. È stato arrestato un 49enne albanese residente a Galatina per il presunto reato di istigazione a delinquere, aggravato dalla finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici. Il punto nel servizio del collega Paolo Franza. Avrebbe diffuso sui propri profili social, Facebook e Instagram, foto e video inneggianti all'ISIS. I video, alcuni contenevano dei sermoni, venivano registrati in lingua araba, ma con sottotitoli in inglese per raggiungere quante più persone possibili, soprattutto chi si avvicinava alla cultura islamica. E poi foto, commenti, post, storie contro lo Stato italiano e la religione cattolica. In alcuni casi avrebbe perfino mostrato la bandiera dello Stato islamico con l'accusa di istigazione per delinquere e apologia aggravate dalle finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici. È stato arrestato Astrid Asani, 49enne albanese residente a Galatina. L'attività di indagine coordinata dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha preso avvio nel 2018 dopo una segnalazione del comparto intelligence. L'albanese, residente da tempo in Salento e con un permesso di soggiorno di lunga durata, avrebbe instaurato nel contempo rapporti con elementi di rilievo del terrorismo internazionale, già emessi in indagini di settore condotte all'estero. Durante l'operazione, che ha portato anche all'esecuzione di un'altra misura cautelare nei confronti di Giuseppe Antonica, 29enne galatinese, estraneo agli ambienti del radicalismo islamico, per detenzione legale di arma da fuoco e reati inerenti agli stupefacenti, è stato sequestrato materiale informatico su cui venivano effettuati ulteriori approfondimenti investigativi. Nel caso del 29enne si è arrivati attraverso alcune intercettazioni, dialoghi con i 49enne in cui si parlava del possesso di una pistola e dello spaccio di marijuana e hashish. La Procura della Repubblica ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare per i due, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico. Si tratta di un'operazione che, con un'eventuale condanna, costituirà un unicum per il territorio leccese.
Con il rinnovo del drappo della bandiera, il 36esimo stormo di Gioia del Colle ha il suo nuovo comandante. Cerimonia di avvicendamento questa mattina tra il colonnello Vergallo ed il collega Pomiato. Grazie infine a tutto il personale del 36esimo stormo. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto e raggiunto grazie a voi. Vedete, questi momenti di cambio permettono di fermarsi e riflettere, cosa che non facciamo tutti i giorni. Di pensare a tutto quello che abbiamo fatto, avremmo voluto fare e siamo riusciti a realizzare. Un colonnello Antonio Vergallo, visibilmente commosso, ha salutato le donne e gli uomini del 36esimo stormo caccia di Gioia del Colle, lasciando il comando al collega Massimiliano Pomiato. Nelle scorse ore la cerimonia di avvicendamento alla presenza delle più alte cariche militari istituzionali. Alla cerimonia ha fatto seguito anche il rinnovo del drappo della bandiera di guerra del 36esimo stormo. Il colonnello Pomiato, nel prendere il comando del 36esimo stormo di Gioia del Colle, ha così ringraziato il suo predecessore ed espresso quella che sarà la mission del suo comando. Quale contesto storico ci chiama numerosi impegni. Sono conscio che gli ultimi mesi abbiamo formato un po' di altri collabori, ma sono convinto che continuerete a dimostrare il carattere, l'orgoglio e l'efficienza che vi ha contraddistinto negli anni. 90 operazioni di soccorso in mare, 627 persone salvate, tra loro 90 migranti. È il bilancio relativo all'attività della Direzione Marittima di Bari del 2021, resi noti in occasione del 157esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. 157 anni di Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, senza dimenticare anche l'importanza delle attività annuali del settore. Anche a Bari, città importante in tal senso, la ricorrenza ha un grande risalto. Al Circolo della Vela riunite diverse autorità e a fare il punto della situazione è l'ammiraglio Leone. E oggi celebriamo i 157 anni di costituzione del Corpo delle Capitanerie e Guardia Costiera, lo facciamo ovviamente anche a livello locale, tutte le direzioni marittime lo fanno e noi in Puglia siamo felici di celebrare questo evento, che non solo è un evento che ci fa sentire orgogliosi di servire il paese e questo mare di questo straordinario paese, ma consente anche di dire un grazie a tutti i ragazzi della Guardia Costiera, ragazzi e ragazze della Guardia Costiera, sia a livello nazionale che a livello locale. I 1000 uomini che ho l'onore e il privilegio di dirigere qui in Puglia danno tutto quello che possono per questo mare, per la sicurezza di questo mare, per dare sensazioni di sicurezza e di rispetto anche verso il mare che ne ha tanto bisogno. Soddisfacente è anche il giudizio sul lavoro sin qui svolto. Quello che conta è la percezione che i cittadini siano contenti di quello che facciamo e il nostro target è il mare, la sua sicurezza, la sua tutela, la cura che dobbiamo avere verso il mare e ovviamente il cittadino che da noi si aspetta questo e non altro. Ci spostiamo ora a Brindisi, questione baby gang all'interno del centro cittadino, tavolo tecnico. Un potenziamento dei controlli interforze, soprattutto nelle ore di maggior affollamento di giovani, una più serrata applicazione del DASPO in determinate aree oggetto d'attenzione e in cui si verificano più frequentemente episodi di violenza e un tavolo tecnico per affrontare con maggiore efficacia la situazione d'emergenza. È quanto concordato nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Carolina Bellantoni, anche su sollecitazione del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, all'ordine del giorno i numerosi casi di aggressione
persone e danni di adolescenti da parte di altri minorenni per le vie del centro. Il vertice si è svolto all'indomani del provvedimento del questore di Brindisi Annino Gargano, che ha disposto il cosiddetto Daspo Willy nei confronti di un quindicenne protagonista di un pestaggio ai danni di altri suoi due coetanei all'interno di un punto di distribuzione bibite H24 nei pressi di Piazza Vittoria. Il ragazzino, identificato attraverso le immagini di videosorveglianza, è stato denunciato per lesioni personali alla procura per i minori di Lecce. Non sono stati ancora identificati i suoi complici né gli autori degli altri pestaggi, almeno tre, avvenuti nella stessa zona negli ultimi mesi. Una situazione molto preoccupante per le famiglie, i cui figli adolescenti, che passeggiano in centro nelle ore serali, corrono il rischio di essere aggrediti proprio nell'area che dovrebbe essere più sicura. A questo proposito dovrà essere eventualmente rivalutato l'ambito di applicazione del DASPO, che secondo l'articolo 3 del regolamento comunale prevede di non potersi avvicinare a meno di 300 metri da municipio, duomo, lungomare, da via del mare sino alle sciabiche, stazione ferroviaria, corsi principali, tribunale, ospedale e cimitero. Ed è stata inaugurata a Bari la nuova sede Meta, il cui scopo è garantire una formazione professionale post laurea di alto livello. È stata inaugurata al quartiere Iapigio di Bari la nuova sede di Mete, scuola di formazione post laurea e manageriale fondata tra le varie da Politecnico di Bari, Confindustria Puglia e Ance Baribat. La struttura, che accoglierà gli studenti dei numerosi master in partenza, è stata visitata anche dal sindaco De Caro e dal governatore regionale Emiliano. L'obiettivo è naturalmente quello di garantire una formazione tecnica di alto livello e sinergie continue tra mondo universitario ed imprenditoriale. Non è un'attività filantropica, non lo facciamo soltanto per bontà per i nostri giovani, ma lo facciamo soprattutto per far sì che queste forze possano trovare occupazione in Puglia, rimanere in Puglia, formarsi in Puglia e dare forza e vigore alla Puglia. Diverse anche le testimonianze di successo di studenti che hanno concluso il master e che subito si sono inseriti nel mondo del lavoro. Ai docenti, inoltre, il compito di presentare i plus dei nuovi corsi. Guardi, come ANCE abbiamo dato, naturalmente, essendoci SPEGEA, essendoci Esprivia, essendoci Confindustria, abbiamo dato il nostro apporto alla costruzione di questa scuola, ponendo un obiettivo fondamentale, che è quello di regalare, uso il termine giusto, cioè mettere in condizione di offrire corsi gratis per la pubblica amministrazione. Noi riteniamo che la formazione principale la debbano fare all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché senza questo il PNRR non potrà decollare. Se le pubbliche amministrazioni non si rinnovano, non si sveltiscono, non si ringiovaniscono, soprattutto nelle procedure amministrative, noi avremo un PNRR fermo. Si è svolta questa mattina a Manfredonia la conferenza stampa di presentazione del servizio sperimentale di trasporto pubblico marittimo Manfredonia Isole Tremiti, finanziato dalla Regione Puglia e di cui è soggetto attuatore la provincia di Foggia. Ascoltiamo. Finalmente si parte per le Isole Tremiti da Manfredonia. Sì, è un servizio che abbiamo auspicato e spinto con forza. Un grande ritorno, questo collegamento Manfredonia-Tremiti sarà di grande aiuto alla comunità locale di Capitanata e di Tremiti come spinta per le attività turistiche e supporto per questo servizio importante. Presentato presso il molo ponente del porto commerciale di Manfredonia, il servizio sperimentale di trasporto pubblico marittimo Manfredonia Isole Tremiti, finanziato dalla Regione Puglia e di cui è soggetto attuatore la provincia di Foggia. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, i sindaci di Manfredonia e delle Isole Tremiti, Gianni Rotice e Giuseppe Calabrese, ed i rappresentanti del raggruppamento di imprese aggiudicatario del servizio Gargano Metro Marine. Un grande strumento, il collegamento via mare con le Tremiti, unisce due realtà, le Tremiti e Manfredonia, è un'offerta in più per i turisti, si riesce anche ad apprezzare durante la navigazione quella che è la costa e soprattutto possiamo dire che questo territorio inizia a fare quelle sinergie giuste guardando il mare, partendo dal mare, che possono servire in futuro. Io sono convinto che l'idea di un territorio unico, mettendo anche altre realtà, Mattinata, Vieste, Peschici, può contribuire ad avere sempre un'offerta più importante per valorizzare queste aree.
Si ricongiunge un cordone ombelicale che ci ha sempre uniti, le isole Tremiti, a questa città che è stata sempre un nostro punto di riferimento. Quindi è giusto che si riprenda un colloquio che si era lasciato un po' di tempo fa, in modo serio e fattivo, visto anche che oggi si riesce ad avere un colloquio anche con una società di navigazione abbastanza seria in materia, quindi vediamo che succede. Ci spostiamo ora a Taranto perché è stata presentata questa mattina nella città Bimare l'edizione 2022 dell'atteso Palio di Taranto. Siamo alla seconda tornata del Palio di Taranto, il torneo dei rioni sui gozzi a due remi. Appuntamento domenica 24 luglio, si percorrerà tutto il periplo dell'isola antica con arrivo nel canale navigabile. Una competizione sportiva ma anche uno spettacolo che richiama da sempre tarantini e turisti, al quale si potrà assistere dagli spalti naturali di Corso Due Mari ma anche in diretta televisiva sul canale 14 di Antenna Sud. 8 equipaggi si sono aggiudicati la griglia di partenza. Partiremo alle 19:30 dovrebbe finire la gara e quindi decretare i vincitori che sono in lista per la regata dell'8 maggio sempre di questo anno. La premiazione quest'anno sul canale navigabile, proprio con una festa, abbiamo chiamata Festa del Mare, dove vedremo anche una bella sfilata di moda accompagnata da musiche dal vivo. Questo connubio tra la Marina Militare, il Palio di Taranto, le attività marinare, la città di Taranto è sempre più stretto, sempre più connesso, come abbiamo visto con SailGP, come abbiamo visto con il campionato italiano di Aquathlon. Quindi il castello è un po' sempre di più l'agorà di questa città e noi siamo orgogliosi di manutenerlo, di mantenerlo e di presentarlo ai tarantini e anche ai tanti turisti che arrivano, anche con stranieri che arrivano con le navi da crociera. C'è l'obbligo, non c'è il piacere di ringraziare Francesco Simonetti per essere stato uno dei pionieri della promozione dello sport proprio sul mare. Stiamo programmando una serie di eventi e soprattutto un cartellone per arrivare a fare proprio una festa del mare, una settimana dedicata a tutti gli sport di mare per l'anno prossimo. Nuova conferenza di sindaci ASL a Taranto. Terminato il periodo di commissariamento, a Taranto torna a riunirsi la conferenza dei sindaci dell'ASL presieduta dal primo cittadino del capoluogo Melucci. Una prima riunione in fin dei conti soltanto interlocutoria ma utile a fare il punto della situazione con i vertici ASL rappresentati dal direttore generale Colacicco, quello amministrativo Santoro, sanitario Minerba, c'era anche il commissario dell'istituente azienda ospedaliera San Cataldo Michele Pelillo. Presto però bisognerà entrare nel merito di una serie di problematiche che il sindaco non nasconde: la medicina di emergenza, le liste d'attesa alla clinicizzazione di alcuni reparti ospedalieri in collegamento alla facoltà di medicina, il completamento dell'ospedale San Cataldo. E parliamo ancora in qualche modo di sanità, in particolare questione liste d'attesa, un incontro a Lecce tra sindacati ed ASL, la situazione viene definita critica. L'annoso problema delle lunghe liste d'attesa per visite ed esami diagnostici è stato al centro dell'incontro tra CGL, CISL e UIL e il commissario dell'ASL di Lecce Stefano Rossi. I sindacati hanno rinnovato la loro preoccupazione per una situazione che si fa sempre più critica con i relativi disagi vissuti dai cittadini. Siamo preoccupati della situazione che sta emergendo e che diventa sempre via via più complicata. Per questo chiedevamo all'avvocato Rossi di poter capire quali erano le linee di condotta che si intendeva assumere. Abbiamo raccolto veramente con molto piacere l'impegno a lavorare da subito, tant'è che i primi di agosto lui ci ha già fissato il nuovo incontro per poter verificare alcuni report. Dobbiamo capire come poter regolamentare il tutto, ma soprattutto stabilendo quanta forza lavoro abbiamo e dove la possiamo trovare e come la possiamo impiegare, anche se è emerso dalla discussione la provvisorietà del suo ruolo. A settembre la Regione pare voglia entrare nel merito delle nomine nuove e quindi dovremmo aspettare questo tempo per capire che cosa succederà. Una delle maggiori criticità emerse qual è? Uno dei grossi problemi, che era quello che emergeva più di tutti, era l'attività diagnostica per quanto riguarda l'endoscopia. Ci sono esami che si prenotano gennaio-febbraio 2024, non si trovano gastroenterologi, non si trovano medici che possano supplire, anche con l'attività di medicina specialistica, coinvolgendo per esempio medici che possono dare un contributo ad ore per cercare, su tutti i distretti, per cercare di coprire questo vuoto che si è verificato.
Mostra fotografica ed evento al Palazzo delle Poste a Bari dedicato alla guerra in Ucraina. L'obiettivo è spiegare quello che sta accadendo, ma non solo. La guerra in Ucraina è ancora una triste realtà in Europa, oggetto di dibattiti, ma anche una storia di sofferenza ed accoglienza. Al Palazzo delle Poste, l'assessorato al welfare del Comune di Bari, in rete con Refugees Welcome Italia, ha organizzato un incontro pubblico sul tema. Attraverso una mostra fotografica ed un video racconto di viaggio, l'obiettivo dell'iniziativa è far conoscere quanto sta accadendo e di seguire gli spostamenti di alcune famiglie in fuga dalla guerra fino a Bari. E non sono mancati momenti di commozione. La mostra sarà aperta dal 21 al 31 luglio, dalle 9 alle 19. Una mostra che non solo parlerà di immagini che sono state accompagnate e portate da una delle tante famiglie che abbiamo accolto in questi mesi nella città di Bari, su un totale di 150 famiglie che sono state a loro volta accolte grazie alla grande solidarietà delle famiglie e dei cittadini baresi. È importantissimo far conoscere alla popolazione italiana quello che sta accadendo in Ucraina ed è molto importante accogliere anche la solidarietà delle persone italiane che sono molto disponibili nei confronti dei rifugiati e che addirittura aprono le porte di casa per dare un'accoglienza calda e il più possibile umana e affettuosa a queste persone. Un'esperienza bella, noi cerchiamo di mettere loro a proprio agio e fanno parte ormai della famiglia. E ci troviamo bene. Ogni volta è un'emozione parlare di questo. Spero che questa situazione si stabilisca il prima possibile. Ed è tutto, il nostro telegiornale regionale termina qui. Grazie per averci scelto, per averci seguito. Non andate via, tra pochissimo si focalizza l'attenzione su Bari, Bat e Foggia. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.